Attrice, doppiatrice, direttrice di doppiaggio è con noi Ludovica Modugno, ben trovata. Ciao, grazie. Ciao Ludovica, ma sei a casa perché ti vedo con la mascherina, come mai? O sei in giro? No, sono a casa, ma siccome vedo così poche mascherine in giro, allora questa è una pubblicità, nel senso che io la metto anche a casa. Va benissimo, io ho la mia, qui la faccio vedere, c'è anche il gel per disinfettare le mani, perché insomma dobbiamo veramente essere Sì. scrupolosi finché non saremo tutti o quasi, perché ancora Buono. qualcuno è resistente, vaccinati. Allora, dicevamo, attrice, doppiatrice, direttrice di doppiaggio, e proprio per questo, per queste tue doti, sei stata premiata recentemente. Fine febbraio c'è stato il Festival del Doppiaggio Voci nell'Ombra, sostenuto anche da Nuovo Imai, e tu hai ricevuto questa targa intitolata a Claudio Giffava proprio per l'impegno e il talento profuso nella professione di attrice, doppiatrice e direttrice di doppiaggio. Dai, ma insomma, è una bella soddisfazione, no? Ogni tanto serve anche un premietto. Si chiama Premio alla Carriera. Mi fa un po' impressione che sto proprio però non è neanche tanto vero, perché il primo premio alla carriera io l'ho avuto a 39 anni, era un nastro d'argento alla carriera. Mi dettero a me e a Peppino Rinaldi, che era un po' più vecchio di me, parecchio. E quindi, insomma, quando uno ha cominciato a recitare a 4 anni, il premio alla carriera arriva prima, diciamo. Comunque sono molto fiera di questo premio. Innanzitutto, Claudio Giffava è stato un grande personaggio del cinema italiano, diciamo, e ha, credo, cofondato questo premio Voci nell'Ombra, quindi ci è stato molto vicino a noi come categoria, e quindi sono onorata di avere una targa in suo nome e onorata anche di avere premio, in quanto è un premio molto serio. Io lo stimo molto, il premio Voci nell'Ombra e la sua giuria. Fanno un grande lavoro di approfondimento, un grande lavoro, una grande fatica. C'è la direttrice artistica Tiziana Guarino, che appunto ha dedicato la vita a noi, al doppiaggio, e quindi fa una fatica notevole. Senti, tu hai messo la voce nel corpo, forse anche il contrario di star internazionali, citiamo Glenn Close, Elizabeth Taylor, anche Meryl Streep. Ecco, ti senti più chi tra di loro? No, Meryl Streep una volta sola, perché Meryl Streep l'ha sempre doppiata egregiamente Maria Pia Di Meo. Io l'ho doppiata in un film di nicchia una volta sola, quindi non la posso considerare una mia attrice. Ma Glenn Close, Cher, Angelica Houston, ho doppiato qualche volta anche Emma Thompson, cioè nei primi tempi. Poi Emma Thompson è passata alla grandissima Emanuela Rossi. Insomma, attrici molto interessanti. Glenn Close soprattutto, io ho cominciato a doppiarla in una cosa comica, che è diciamo, la carica dei 101, dove lei era straordinaria ugualmente. Però poi ho continuato a doppiarla, ed è un'attrice grandissima, basta guardarla negli occhi, tutto quello che ha dentro e dietro gli occhi per poterla doppiare. È veramente una soddisfazione. Tu sei, appunto, l'abbiamo detto, un'attrice. Sappi che io ti ho adorato in Quo Vado con Checco Zalone, e ti dirò, guarda, il tuo bye 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 che pronunci andandotene dalla Norvegia dove viveva Checco per fare ritorno in Puglia, è diventato praticamente un modo di salutarci anche tra noi colleghi. Davvero? A volte succede, ti svelo, sì. Lo Sì, sapevo. io ho una collega con la quale ogni tanto mi saluto, faccio bye Questo è bellissimo. bye, bye bye. È stupendo, è Sono stupendo. diventata virale allora. Sei diventata qua dentro almeno sì. Sì.
Senti, dicevamo appunto attrice, ma non tutti i doppiatori o i direttori di doppiaggio sono attori o comunque nascono come attori. Si sente la differenza, cioè dirimente l'essere attore per fare un buon doppiaggio? Ma secondo me sì, perché si fa un doppiaggio, poco doppiaggio, cioè ci si porta in sala di doppiaggio tutta diciamo, la carica di energia interpretativa che ha l'essere attore di teatro e di cinema. Però poi l'eccezione conferma la regola. Ci sono dei grandissimi doppiatori e direttori di doppiaggio che non vengono dal fare l'attore. Mario Maldesi, per esempio, aveva fatto l'attore ed era un grandissimo attore, direttore di doppiaggio. Ma per esempio, un grande doppiatore come Roberto Pedicini, lui non viene, lui nasce col doppiaggio ed è lo stesso un grande doppiatore. Quindi ci sono le eccezioni. Io preferisco lavorare in genere con i miei colleghi di teatro perché sento che portano una carica diversa, ma poi ci sono delle eccezioni straordinarie, con cui è bello lavorare, insomma. Hai fatto anche molto teatro e Sì. finalmente, non so, cosa vogliamo fare? Incrociamo le dita per la possibile riapertura. Immagino che sia come a tutti Guarda, abbastanza. io stavo facendo uno spettacolo con Andrea Giolito, spettacolo che aveva già fatto un mese di tournée proprio ai confini del Covid, cioè a gennaio del 2020, con grandissimo successo, un testo americano straordinario di un confronto molto importante fra una madre e un insegnante di un bambino molto problematico. Ed è poi uno spettacolo che dura solo un'ora, quindi, come dice il mio amico Pannofino, un intramuscolare, non fa neanche tanto male. E ha avuto un grande successo, purtroppo è stato troncato dal Covid, sia nella tournée dopo gennaio, sia da novembre del 2020, doveva finire la tournée a marzo 2020, ma lo riprenderemo perché è andato troppo bene. Però certo, io che ho un po' la sindrome della valigia in mano, anche perché ritengo che la tournée sia un nutrimento per l'anima, ho sofferto molto, ma tutti penso che siano stati, tutto il mondo in questa situazione. Io sono stata un po' contraria alla chiusura dei teatri, nel senso che i teatri già non sono molto frequentati, in più col contingentamento dei posti c'era grande distanza e grande disciplina di mascherina, di tutto, per cui era veramente un luogo non pericoloso, né il teatro né il cinema, a mio parere, per cui forse si potevano aprire prima, si potevano aprire anche quando sono state aperte le palestre, non so, o altri luoghi, secondo me, più pericolosi. In ogni caso, adesso la situazione è talmente grave, del Covid in ascesa, che non si può parlare ora di riapertura. Il DPCM parla il 27 marzo, e meno male perché comunque io devo fare un allestimento al Teatro Stabile di Brescia, che dovrebbe andare in scena il 20 di aprile, e quindi spero proprio di prendere una gran boccata d'ossigeno dal teatro. Tra E l'altro una data no? Bella perché è la giornata mondiale del teatro proprio, che è istituita devo nel dire, 1968. sì, devo dire che è doveroso dirlo che Limaje ha aiutato moltissimo gli attori in questa situazione, moltissimo, con i vari fondi, cioè, c'è stato proprio un sostegno a questa qualità, a questi lavoratori intermittenti, a questi lavoratori invisibili, come talvolta si chiamano, anche quello per esempio di noi, i provini non sono mai pagati, anche quello di pagare i provini, ha aiutato molto la parte di categoria che è veramente in seria necessità, in serio bisogno. Quindi il nuovo Imaje sta facendo un lavoro bellissimo, bellissimo, complimenti. Sì, noi insomma,
è il minimo, lo diciamo sempre che possiamo fare, perché insomma l'istituto è degli artisti, è la casa degli artisti, quindi difendere i vostri diritti va da sé, insomma, è delle Esatto. cose, è il nostro dovere, quindi continueremo sicuramente a farlo, però naturalmente tutto Credo di il essere mai. stata la prima attrice in rappresentanza degli attori nel consiglio d'amministrazione dell'IMAIE. Fui messa lì dai sindacati, in particolare dalla CGIL, quindi, perché io sono stata anche sindacalista agguerrita. E, beh, è stata un'esperienza molto importante, molto difficile per gli attacchi che ha avuto, ma molto difficile anche per una situazione interna che non assolutamente era causata dai dipendenti, ma era causata da altri organismi, da truffe che si sono inserite. E, diciamo, è una storia di guardie e ladri e noi eravamo le guardie, e i ladri erano altri. E devo dire, di questo abbiamo coinvolto anche la nostra direttrice generale, ha coinvolto la magistratura, anche la polizia di internet, non so se si chiama così. Insomma, diciamo che siamo riusciti a sventare tante cose, però è stata un'esperienza così, così sofferente, anche per delle accuse proprio, sbagliate. Cioè, io mi sentivo una guardia. E invece gli attori di altre collecting pensavano che io avessi mangiato qualcosa. E quindi è stato talmente doloroso che mi sono dimessa molto volentieri perché sentivo delle accuse ingiuste arrivare. Come quelle che sono arrivate, ho visto dei pezzi su YouTube da una trasmissione che peraltro stimo molto, che è Report. Degli attacchi molto feroci che non capisco, dei quali non capisco la ragione. E sono stati intervistati anche il nostro presidente, la nostra direttrice, però poi si sa che col montaggio si può fare quello che si vuole, quindi probabilmente molte cose che hanno detto non saranno state trasmesse. E quindi trovo che sia sbagliato dividerci su questo, perché se ci sono altre colletti, benissimo, ma bisognerebbe collaborare. E so che l'IMAI ha chiesto la collaborazione, ma che molte porte sono state chiuse. Però bisogna collaborare perché è una cosa che aiuta molto la nostra categoria. E prima di fare delle accuse, bisognerebbe documentarsi e soprattutto non accusare i dipendenti, e grazie a loro che questo grande ente faticoso è riuscito ad andare avanti. Non si può dare la colpa ai dipendenti e chiedere addirittura che siano mandati via. Cioè, io che nasco come sindacalista proprio mi oppongo a una bestemmia del genere. Cristiana, io ho finito, se puoi, insomma, per il momento non si finirebbe mai, ma Ecco, sì, no, avevamo un problema nel ritorno mio in video. Adesso è stato ripristinato. Ti ho ascoltato, mi sono anche incantata, forse anche per quello che il video poi si è destabilizzato. Hai detto una cosa importantissima: il valore della condivisione, che resta sicuramente uno dei più importanti, perché comunque sia, è vero, mettere ognuno, no, il proprio pezzettino, però in favore della comunità, della collettività, senza spararsi addosso, visto che gli interessi poi alla fine, no, sono comuni, questo è l'importante. Guardare avanti, non camminare sempre con la testa girata, così rischia di andare a sbattere, no? Quindi, insomma, quello che dici lo condivido in pieno. Condividere è la parola d'ordine, insomma, no? Sì, io così a proposito di condivisione volevo dedicare questo premio, è una cosa che tengo a dire, perché io non ho fatto nessuna scuola, avendo cominciato a 4 anni, ovviamente dove andavo. Quindi la mia scuola sono stati i set televisivi, i palcoscenici, le sale di doppiaggio.
io sono stata a bottega in questi posti, io ho imparato tutto dai miei colleghi e da chi mi ha diretto, dai registi, dai direttori di doppiaggio. Quindi questo premio, che in particolare è per il doppiaggio, perché Voci nell'Ombra si dedica a questo, io vorrei dedicarlo intanto a chi mi ha insegnato il doppiaggio, che sono stati i grandissimi direttori della storia, Giulio Panicali, Riccardo Cucciolla e Renato Izzo. Io ho imparato tutto da loro. E poi i grandissimi colleghi che ho avuto accanto, a cominciare dal grandissimo Peppino Rinaldi, tutti grandissimi sono stati, Lidia Simoneschi, Maria Pia Di Meo, Paila Pavese, che poi insomma è una mia amica e una mia quasi coetanea, però io ho imparato mille segreti da loro e me li tengo ben stretti perché sono stati la mia scuola, quindi voglio dedicare questo premio, oltre che al titolare, a Claudio Giffava e a Tiziana, che lavora così tanto per noi, anche a loro. Ricordiamo anche che il festival si è svolto, come dire, nel ricordo di Claudio Sorrentino, no? Scomparso recentemente. È un grande dolore, perché poi noi ci siamo conosciuti a teatro in una storica compagnia. Io avevo 10 anni, lui aveva un po' di anni più di me, era un ragazzino comunque, era la compagnia Brignone Santuccio, i giovani non sanno neanche più chi sono, ma erano due grandi attori che facevano ditta, facevano Estate e Fumo di Tennessee Williams, e io e Claudio facevamo la Brignone Santuccio da piccoli. E poi abbiamo fatto insieme Love Story, Fragole e Sangue, tanti doppiaggi, tanti, e lui era diventato anche un bravissimo direttore. Insomma, questi 2 anni ci hanno portato via tanti amici e tante persone di valore. Ecco. Voglio leggerti qualche commento. Abbiamo Loredana Piedimonte, che ci segue su YouTube, grande artista e stupenda persona. Livia Toti, che è attrice e voce meravigliosa. Patrizio Pellizzi, complimenti per il meritato premio alla carriera, buona giornata. Poi Max Swiss, questi sono tutti i commenti da Facebook, bravissima, complimenti. Filippo Velardi, attore, tuo collega. Ludovica, sei meravigliosa. Annelisa Favetti, Ludovica numero uno. Siamo d'accordo. Con tutti i commenti. Senti, allora ti aspettiamo di vederti in teatro, quindi prossimamente, questa ripresa di questo spettacolo bello, perché poi con un'attrice come Ambrangiolini, che è una donna insomma quadrata, no? È bravissima, è una forza della natura, un fiume in piena, è molto bello recitare con lei, è proprio brava. Noi, il nostro teatro di riferimento a Roma è l'Ambra Iovinelli, dove noi abbiamo fatto la prima e l'ultima, perché il giorno dopo hanno chiuso i teatri, quindi dovremmo tornare all'Ambra Iovinelli quando, speriamo, sarà ripreso questo spettacolo, immagino in autunno ormai, perché la stagione teatrale è quasi finita, purtroppo, con la bella stagione. Guarda, ti suggerisco un titolo per questa cosa, un mantra, un portafortuna. Ricomincio dall'Ambra con Ambra. Che bello! Genio, non so, mi vengono così. Ricomincio da te, ricomincio dall'Ambra. Ricomincio da Ambra. Ricomincio da Ambra. Grazie davvero Ludovica per essere stata con noi, per esserti raccontata. Grazie di esistere e di resistere. Di resistere soprattutto, sì. Tutto questo lancio di freccette. Ma noi insomma siamo bravi, no? Bravi. Grazie ancora. A presto. Ciao.